Ciao a tutti ragazzi, sono Karma. Torniamo a parlare di argomenti universitari e oggi vi parlerò di qual è il segreto numero uno, la cosa cioè più importante da sapere e da implementare per passare un esame, per passare tutti gli esami anche al primo colpo con un buon voto. Ora, molti di voi penseranno che la cosa più importante è studiare tanto e studiare bene. Ma se ci pensate, la parola studiare è una parola che ha un contenuto un po' poco definito, è una parola un po' fumosa, non è una parola specifica. Ora, per quello che mi riguarda, direi che il mio studio è composto per più del 50%, direi fino al 60%. Non si tratta di stare davanti al libro a leggere e cercare di ricordarsi quello che si legge, che è alla fine quello che noi intendiamo per studiare. Ebbene, il mio studio non è composto prevalentemente da questa parte, è composto, semmai, prevalentemente dalla ricerca e selezione del materiale di studio. La selezione, la scrematura del materiale di studio è la cosa più importante in assoluto. Conta di più aver bene definito tutte le parti da studiare, tutti i paragrafi da studiare, tutte invece le parti che non servono da eliminare. Conta più questa cosa piuttosto che il momento effettivo in cui si memorizzano le cose. Io spendo una grande quantità di tempo solo per reperire il materiale di studio e cercare di capire quali sono le parti da studiare. Ad esempio, se ho un libro, non che so, un libro di diritto commerciale, non è che mi studierò tutto il libro. Comincerò da subito a fare un lavoro di scrematura. In parte saprò cosa selezionare perché frequento le lezioni e so quali sono le pagine da studiare, ma questo non è abbastanza. Le informazioni che passano attraverso il canale pubblico non sono mai abbastanza, dovete ingegnarvi per trovare altri canali di informazioni. Un po' sicuramente va per intuito, dopo aver fatto tanti esami, uno un po' comincia a capire qual è il trucco, quali sono le cose da studiare, comincia un po' a riconoscere quali sono le cose importanti, e tutto il resto necessita di procurarsi delle informazioni per scremare ulteriormente il materiale. Cioè, una volta scartati i capitoli che non servono, è necessario anche fare lo stesso lavoro per quanto riguarda i paragrafi. Uno non può studiarsi tutti i paragrafi di tutto il capitolo, deve scartarne alcuni e studiarne altri. E qui si arriva proprio al punto in cui volevo arrivare, al punto focale di tutta l'esperienza accademica e come studente, alla cosa più importante in assoluto, avere le informazioni, la circolazione delle informazioni, il flusso delle informazioni. Io ho già detto in un video precedente che ero riuscito a passare l'esame di statistica con un 31, il secondo parziale, perché avevo trovato un sito web segreto che nessuno ha rivelato attraverso il canale pubblico, cioè non ci è stato detto dell'esistenza di questo sito, ma questo sito conteneva tutti gli esami degli anni passati con le soluzioni dettagliate di ciascuna prova. Ecco, questo è stato l'elemento più importante che mi ha consentito di passare l'esame di statistica, ma non è passato attraverso il canale pubblico. È un'informazione che sono riuscito ad ottenere quasi per caso, origliando delle persone che stavano parlando nell'aula studio. Il flusso di informazioni conta molto di più dello studio in quanto tale, cioè conta di più del vostro metodo di studio, degli schemini, piuttosto che dei diagrammi o delle dispense o di queste cose qui. Anzi, avere tanto materiale di studio spesso non aiuta affatto. Libro, appunti, centinaia di slide, dispense, articoli, uno non ne esce più. Perde troppo tempo a cercare le informazioni rilevanti e la sua attenzione viene dispersa e diluita fra molteplici materiali di studio. Bisogna adottare un approccio che io chiamo rasoio di Occam, che era una cosa di filosofia che ho fatto alle superiori. Cioè, proprio radere, capite? Eliminare le cose non necessarie, ma per fare questo vi serve una fonte di informazioni che vi guidi e vi dica quali sono le cose importanti. La cosa più comune è che sia fra un gruppo di amici e che ciascuno magari ha delle informazioni che può condividere con gli altri. Insomma, magari uno ha un amico che frequenta già l'anno superiore e sa dare delle informazioni sensibili, uno magari trova una dispensa dimenticata dal mondo ma molto utile. Uno magari ha trovato un esempio di prova degli anni passati che non viene fatta circolare. Ecco, questo tipo di cose. La cosa più efficiente che potete fare è essere in un gruppo, perché nei gruppi è più facile che l'informazione circoli.
Avevo già detto questa cosa in un video dell'anno passato e il semestre che ho concluso a giugno non ha fatto altro che confermare quanto sia importante avere informazioni. Perché in università si è in una condizione di asimmetria informativa. Vi ho già detto che le informazioni che vengono date dai professori o vengono in qualche modo rese disponibili sul piano pubblico spesso non sono sufficienti, è necessario avere altre informazioni. Magari sullo stile di un professore, sulle domande comuni che fa, su come viene valutata la prova, su materiale di studio occulto, cose del genere. Quindi ragazzi, per concludere questo video, avete capito ormai qual è la cosa più importante? Selezionare il materiale di studio, ridurlo ad un numero più basso possibile di risorse, cioè non dovete avere slide, dispense, libro di testo, appunti, articoli, dovete avere, io vi consiglio massimo due cose, magari slide e appunti, libro e appunti, slide e dispensa, una cosa così, non più di due, altrimenti sarà troppo dispersivo. E per fare tutte queste cose è necessario che siate in un gruppo in cui le informazioni possono circolare. Certo, si può fare anche individualmente, ma di solito è più facile farlo in gruppo perché si è di più. È più probabile che ciascuno abbia delle proprie informazioni che può condividere. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma.